Senti, che effetto fa tornare a Empoli? No, è un effetto bello, perché comunque quando sono andato via i piani erano questi e per fortuna è andato tutto bene, a parte qualcosina che magari se non succedeva era meglio, però sono molto contento di essere tornato. Ecco, a proposito della scorsa stagione, insomma, eri partito fortissimo, poi c'è stato questo intoppo, però insomma... Si può dire che al di là di quello comunque la tua stagione a Vercelli è stata molto buona? Sì, direi di sì, perché comunque alla fine non ho giocato tante partite, però le partite che ho giocato sono riuscito a dimostrare le mie qualità. Adesso... Senti, è Leonardo cresciuto quello del torna Empoli dalla stagione in Serie B? Sì, direi di sì, anche perché sono riuscito a giocare un po' di più. E poi anche l'infortunio mi ha fatto capire certe cose e comunque allora è stato tutto sommato è stato un anno molto dove ho imparato tantissimo e che è stato importante e sicuramente toglierò qualcosa dell'anno scorso e userò quest'anno. Senti, raccogliere l'eredità di Mirko Valdifiori com'è? Perché insomma tu ci hai giocato anche insieme, lo conosci, immagino insomma sia una bella responsabilità, però anche una sfida stimolante, no? Ma partiamo che io e Mirko siamo giocatori diversi, poi lui ha fatto 3 anni importantissimi, infatti è arrivato anche in nazionale, è normale che non sarà facile fare come ha fatto lui, però come hai detto te sarà stimolante perché comunque sarà bello quest'anno e vediamo alla fine come si sono riuscito a fare sentire il meno possibile la sua mancanza. Senti, come ti aspetti la Serie A? Sai che sinceramente non lo so ancora, però solo la prima partita secondo me capirò bene com'è la Serie A, però comunque i miei compagni mi hanno già detto qualcosa e vediamo la prima partita. Sei pronto? Sì, adesso c'è la preparazione, però non vedo l'ora di arrivare al primo amichevole, anche se adesso siamo un po' stanchi, però è giusto così. Fisicamente come stai? Fisicamente siamo ancora al terzo giorno, quarto giorno di preparazione. Adesso le gambe iniziano a pesare un pochettino, però è giusto così. Senti, che Empoli hai ritrovato rispetto a quando sei andato via? Insomma, cambiato ovviamente il mister, alcuni giocatori, però trovi qualche differenza rispetto a quando sei andato via l'anno scorso a Vercelli? Ma sì, personaggi diversi, però alla fine... Il centro rimane sempre lo stesso, no? La società è sempre la stessa, a parte lo staff tecnico sono cambiati 2 o 3 personaggi, però alla fine l'Empoli rimane sempre l'Empoli, no? Sarà sempre così. Mister Giampaolo lo conoscevi già? No, non lo conoscevo, cioè lo sapevo chi era e tutto, però non, di persona non lo conoscevo.